Pescara ha costruito poco o nulla, non è stata la squadra con la sua identità. Che cosa è successo? Ma noi non riusciamo a giocare quello che facciamo da 4 mesi in allenamento. Purtroppo c'è confusione, non riusciamo. Che poi abbiamo incontrato una squadra importante. Peccato che abbiamo preso gol su errore banale, come sempre. E penso che il primo tempo loro, il secondo tempo noi, anche se noi non abbiamo delle idee giuste. Perché secondo Zeman questo Pescara fa confusione, come ha detto lei, non riesce a applicare quello che lei chiede da tanto tempo? Perché i ragazzi sono giovani e vogliono fare di testa loro, quando si renderanno conto che da soli non possono fare, allora diventeranno una squadra. Arrabbiato e deluso, chiede di più? Io sono deluso più che arrabbiato, perché mi aspettavo di più, nel senso che, ripeto, concetto, noi 4 mesi facciamo sempre le stesse cose in settimana, poi in partita non si vedono. C'è una soluzione? C'è la soluzione che la squadra si deve mettere in testa che devono fare quello che provano in tutti. 4 mesi. Quale deve essere adesso l'obiettivo di questo Pescara? Perché è chiaro che parlare di campionato di vertice con un Cesena che ha 15 punti di vantaggio, possono diventare 12 in caso di vittoria nel recupero, ma sono comunque tanti. È certamente campionato ancora è lungo, però il distacco è sensibile, non credo che Cesena mollerà la presa. Poi con gli altri noi dobbiamo cercare di giocarcela, ma per vincere le partite. Chiedo l'ultima cosa io, poi una domanda da studio. Magari se possiamo tornare a quanto aveva detto ieri sulle caratteristiche dei suoi centrocampisti e dei suoi attaccanti. Lei aveva detto io cerco centrocampisti che verticalizzano, invece noi andiamo in orizzontale, poi spesso perdiamo palle e subiamo gol, come è successo a Tuniov, e attaccanti che non occupano l'area di rigore senza palla. Poi ha detto i nostri giocatori hanno altre caratteristiche, chiederà qualcosa con le sue caratteristiche, con le caratteristiche che vuole lei in sede di mercato? Voglio che imparano queste, io ripeto, sono ragazzi giovani e hanno futuro davanti, però bisogna svegliarsi e cercare di fare le cose che servono per la squadra, per la società, per i tifosi. Una domanda rapida per Zeman e poi dobbiamo salutarlo. Fabio. Massimo o Fabio? Fabio. No, chiaramente al mister fa onore il fatto che lui continua a difendere il suo gruppo e i ragazzi, però vorrei chiedere quanto manca a questa squadra, magari 2 o 3 giocatori come potevano essere i Tisci, gli Stroppa di quando stavo io con lui ad Avellino. Ecco, chiede Fabio Ferraresi che le mancano 2 o 3 giocatori suoi fidati con le sue idee in questa squadra, come magari succedeva quando aveva Ferraresi ad Avellino. Ma le idee ce l'hanno ma non le applicano, quello è il problema. Perché loro sanno che dovrebbero fare, purtroppo non lo facciamo, e quando incontriamo una squadra così si soffre di più, anche se il primo tempo era loro, secondo nostro, ma quando era primo tempo loro con vento a favore loro hanno fatto vedere delle belle cose. Secondo tempo su 1-0 loro si sono un po' ritirati e noi non siamo riusciti a giocare una cosa ragionevole.